capre al territorio. Passeremo un'oretta insieme qui con qualche intervento, ma vi segnalo che già da stamattina alle 10 alle vostre spalle la raffineria si è aperta a oltre un migliaio tra familiari, amici dei familiari, dipendenti e con dei laboratori molto interessanti, molto giovani, sui temi dell'energia, della sostenibilità, che adesso, come vedrete, è il tema della formazione sta diventando sempre chiave per noi. Avremo una serie che abbiamo tenuto il più breve possibile, ma molto importante, di interventi con gli esponenti della nostra azienda, sia a livello nazionale, con Daniel Maghiera e del Cogliatti, la sindaca di Falconara, che ha fatto una casa in senso più ampio. Avremo due testimonianze di istituzioni molto importanti con cui questa Academy ha stabilito dei rapporti molto stretti per lavorare insieme, giusto Marco. Poi i nostri lavoratori, l'acqua, perché come sapete il tema ambientale della raffineria è molto importante, e le giovani. Siamo in una scuola oggi, ma siamo pur sempre un'industria, quindi mi ricordano di ricordarvi che non succederà niente, ma in caso di emergenza l'uscita è quella che avete fatto per salire, quindi si ritrovo qui fuori davanti, prometto che non succederà niente di spaventoso, ma il tema della sicurezza è sempre nei nostri cuori di inizio. Oggi molti di voi lo conoscono, è presente anche il nostro direttore della Casa di Speroni, lo dico perché i partenariati che nasceranno a partire da oggi troveranno in lui un nevraggio più importante, saranno sempre in crescita. La scuola è già attiva da un po' di mesi, oggi poi dare un'occhiata alle aule che hanno già ospitato il lavoratore dell'API, studenti delle scuole, professori per l'insegnamento di questo. Vi ho già preso troppo tempo, lascio la parola a Virginia Barriera. Grazie. Autorità, colleghi, signore e signori, è un piacere essere oggi qua d'accordo insieme al Presidente della società all'Open Day della nostra fineria di Falconara e all'inaugurazione di questa sede territoriale proprio qui a Falconara. Le inaugurazioni sono sempre un momento importante perché sono l'inizio di qualcosa di nuovo, quindi si guarda il futuro, c'è qualcosa di importante da affrontare. Ma se oggi noi siamo qui a ragionare di quello che vogliamo fare, sicuramente perché abbiamo delle solide basi, delle solide radici che provengono dal passato. Radici che hanno qua, in questo territorio, delle Marche, un affondo veramente profondo e radicato. Quindi le Marche, il nostro gruppo, lo ricordo, è rappresenta la più grande attività manifatturiera della regione. Siamo un grande datore di lavoro, oltre 2.000 persone all'interno dell'azienda con contratti di contrattori che noi sono occupati nel territorio all'interno del luogo della nostra realtà. Abbiamo una grande conoscenza, devo dire, di sapere fare le cose e da oltre 86 anni il nostro gruppo mantiene radicato in questa regione. Devo dire che nel frattempo la crescita che il gruppo ha avuto in questi anni è molto, molto forte, molto importante in particolare negli ultimi. Devo dire che deve essere un motivo di orgoglio per noi tutti, perché dà a questo territorio anche un'importanza ancora più grande. Perché Falconara è il cuore pulsante del gruppo, un gruppo che oggi ha una dimensione veramente notevole. Abbiamo oltre 5.000 stazioni, siamo il più grande operatore italiano, lavoriamo oltre 5 milioni e mezzo di tonnellate di greggio nelle nostre raffinerie, ovviamente questa è la raffineria principale. Abbiamo oltre 500 km di olio d'oppio nel paese, muoviamo all'interno del Mediterraneo oltre 200 petroliere all'anno, vendiamo oltre 10 milioni di tonnellate di prodotti raffinati sul nostro territorio, abbiamo una capacità di stoccaggio forse tra le più grandi del paese, con oltre 2,5 milioni di metri cubi di capacità di stoccaggio
nostro spazio e pubblico territorio, sei depositi, due grandi stabilimenti, diversi altri stabilimenti. Numeri che sono sicuramente importanti, da grande gruppo, da grande industria. Siamo quindi a tutti gli effetti al centro di una transizione molto importante nell'ambito della sostenibilità ambientale. Devo dire che questa responsabilità noi la sentiamo sulla nostra pelle e in particolare da qui lo stabilimento più importante della nostra comunità. E di fatto per ragionare e individuare questa responsabilità e in qualche modo prenderci in misura abbiamo cercato di riassumere con una parola come ci prendiamo carico di questa responsabilità. E la parola l'abbiamo identificata nel termine apertura, apertura del nostro comunità. In tre modi in particolare. Il primo è apertura verso le persone e oggi lo facciamo attraverso questo Family Day. Io ritorno ad aprire la nostra raffineria, lo facciamo con orgoglio, perché è bello, è piacevole e siamo contenti di far vedere come sia bello lavorare dentro una bella industria. Questo per noi è un passaggio importante perché ci dovremmo far vedere l'eccellenza tecnologica che contraddistingue tutto il nostro lavoro e la passione con cui le persone che sono che lavorano dentro la nostra famiglia lavorano nella loro quotidianità. Ed è grazie a loro che si è potuto mantenere per così tanto tempo questo disegno. Il secondo modo in cui ragionare riguarda le competenze, l'apertura delle competenze del servizio. Ed è, parliamo ancora dell'Accademia. Quella che oggi noi inauguriamo è di fatto la sede territoriale della nostra che avrà due sedi principali, questa e quella di Roma. Anche qui Falconara è il cuore pulsante della nostra azienda che abbiamo piacere di iniziare questa attività. Mi fa piacere che siano qua i lavoratori del nostro rappresentante del nostro gruppo, l'assessore Bona alla regione, perché che recentemente tra l'altro ha varato proprio una delibera a sostenere l'Academy. Poi speriamo di essere tra le prime realtà che possono aderire a questa condizione. Abbiamo scelto di partire da questo punto che è molto simbolico, significativo, una bella palazzina che abbiamo strutturato, ma attaccata alla raffineria è il punto più vicino anche alla città. Qui facciamo la formazione delle nostre persone, dei nostri manager, dei nostri tecnici e quindi è già partita, come avete sentito, un passaggio veramente importante per noi. Ma quello che è importante è che di fatto apriamo anche questa capacità di poter fare formazione al territorio. E quindi mi fa piacere che ci sia il rettore, il rettore dell'Auditorio, l'Industria Marche, Schiavone, ovviamente con loro abbiamo già siglato dei protocolli di intesa che apriranno la nostra Accademia ai ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche e alle imprese della Regione Marche, per promuovere insieme progetti di formazione e innovazione e responsabilità sociale e sviluppo sostenibile. Questo credo che sia un passaggio molto bello, con grande determinazione e piacere con i nostri azionisti, con la famiglia Bracchetti, con il presidente Ugo Bracchetti, che tiene particolarmente alla presenza del nostro territorio, abbiamo pensato di farlo in maniera veramente intensiva, mettendo in luce. Il nostro target dichiarato di formazione sono i giovani. Noi pensiamo che sia indispensabile avere giovani aggiornati, formati, che amano lavorare nell'industria, che pensano al lavoro come un modo di poter sviluppare economicamente il paese. E questo è quello che ci teniamo a portare all'interno della nostra raffineria. Ogni anno oltre 100 persone entrano all'interno della raffineria grazie al lavoro e grazie ai sindaci, e i presidi delle scuole per quello che fanno per portare i nostri giovani a. Il terzo, la terza e ultima apertura significativa che abbiamo voluto declinare oggi e con cui chiudo il mio intervento è legata alla volontà nostra di condividere sempre meglio con i cittadini quello che facciamo per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza. È indispensabile riuscire a comunicare, entrare in contatto, far capire esattamente a tutti, con grande trasparenza, quello che facciamo nella quotidianità ogni giorno e quanto investiamo per poter fare questo. Nel 2016 abbiamo
investimenti veramente importanti per quanto riguarda l'ambiente, per migliorare tutto il rispetto delle regole, ma soprattutto superarle nel miglioramento del loro ambiente. Oltre 25 milioni di euro li abbiamo spesi solo per poter produrre punte alternabili al passo dell'orizzonte. Questo ha fatto sì che siamo riusciti ad alimentare il porto di Ancona e abbiamo anche con le nostre vetrine evitato di entrare con centinaia di autovolti all'interno della città di Ancona per rifornire. Abbiamo poi continuato a spendere in maniera importante milioni di euro in aggiunta alle normali spese di evoluzione tecnologica per migliorare le caratteristiche ambientali. Grazie a questi oltre 5 milioni di euro nel 2018 e nel 2019 abbiamo confermato l'AIA che per prima lo stabilimento di Falconara aveva ottenuto in Italia nel 2010, l'unica raffineria e la prima in Italia ad aver ottenuto l'AIA nel 2010 ed è stata riconfermata nel 2018. Investimento che, devo dire, rispetta le norme AIA, tra le più rigide in assoluto in Europa. Ma non è tutto, devo dire, grazie anche al sollecito, a questa sollecitazione del sindaco di Falconara che ci ha chiesto un contributo importante per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni. Oggi possiamo dire che grazie alla collaborazione e all'aiuto del direttore Marchetti di Alban siamo riusciti a realizzare, a portare, credo, le aspettative, superare le aspettative che ci eravamo dati, mettendo in piedi un sistema di trasparenza a tutti gli effetti delle emissioni, di monitoraggio, partecipato dai cittadini anche dei giudici, che non ha eguali assolutamente in Italia, anzi che adesso credo che altre zone stanno in qualche modo cercando di andare, se ne parlerà sicuramente in seguito. Quello che ci auguriamo, e qua chiudo, è che con tutto questo che stiamo facendo, come fare, certo con il territorio, quindi effettivamente tutto questo è una base per costruire insieme un clima di fiducia reciproca in tutto quello che viene fatto. Siamo un'azienda che oggi è italiana a tutti gli effetti, siamo il grande operatore downstream sul territorio italiano, siamo presenti in tutte le regioni con attività industriali e commerciali e siamo quindi un'azienda che è radicata a tutti gli effetti nel nostro paese. La storia ci dice in maniera chiara che il nostro successo è ovviamente connesso al successo del paese e delle comunità in cui viviamo. Questo per noi è fondamentale. È un insegnamento questo che, devo dire, è vecchio come tutto, ma che noi vogliamo continuare ad interpretare con grande creatività, a partire proprio da Falconara, che è il nostro cuore pulsante del gruppo, con iniziative come quella di oggi, che soprattutto con un lavoro quotidiano, guardando al futuro con grande fiducia, determinazione e nella speranza che tutto proceda come andando su. Grazie.